Non funzionava, non registrava. Ho cominciato a parlare da sola. Allora, ricominciamo. Purtroppo, facciamo finta che non l'ho aperto questo, mannaggia, stavo parlando da sola. Allora, buon 16 dicembre, ripetiamo, buon 16 dicembre a tutti. Ah sì, ho detto che lo stetto che indosso oggi è questo qui, ed è bellissimo. È della linea Mulac. Anzi, è uno delle prime, dei primi rossetti con cui è uscita questa marca italiana. E il colore è 06 Marilyn. Potete ben notare che questo rossetto si capisce che mi piace perché è uno dei pochi rossetti che io abbia che sia arrivata a consumarne metà. Bello, bellissimo, stupendo. È un rosso freddo, un rosso fragola quasi con qualche tono di fucsia. È bellissimo. È uno dei miei rossi preferiti, un po' diversi dal solito, ma molto 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 bello. Allora, cominciamo subito con Essence. Oggi apriamo il 16. Nella frase c'è scritto Sparkle, that's Christmas style and file. E infatti è uscita una bella lima tutta imbestata di glitter dorati. Non è bellissima? E vediamo. E anche sulla lima c'è scritto Sparkle all that way. E questa è la parte dove ci si lima, perché no, la parte con i brillantini non lima. Io sono io la pazza che potevo pensare che questa parte limasse. Quindi qui brillantini e qui è la lima. E anche il suo fantastico contenitore, così la puoi mettere in borsetta e non rovinare le cose che vanno vicino alla lima, tipo cellulari o altre cose, graffiandole. Ci piace, ci piace. E questo è Essence. Poi rimettiamo questo a posto. Andiamo al calendario delle scarpe, ossia Cajuis. Eccolo qui. Apriamo, apriamo e vediamo. Dobbiamo cercare il 16. Il 16. Noi sì, cerchiamo il 16. E dove mai sarà? Eccolo, tutti li ho toccati. Allora, dai, ce la posso fare, ce la posso fare, ce l'ho fatta. Ok. Il 16. Vediamo cosa c'è. Uno smalto! No, vabbè, non ce la posso fare. Però, è rosso. 91 Gym Tonic. Molto carino questo colore, un bel rosso aranciato, molto molto bellino. E quindi stiamo a due, lima e smalto. Ora tocca a Look Fantastic. Andiamo ad aprire il numero 16, prendo il cassetto e ve lo faccio vedere che cosa esce dentro. Sto qua, Ah, il cassetto è uno di quelli grandi. Eccolo qui, questo è il 16. Vediamo cosa esce dentro. Lo tolgo, rimetto il cassetto a posto. Vediamo, vediamo. Ah, ecco, questa è una di quelle palle per farsi il bagno. Una palla da bagno, Bath Freezer, della Rumble and Custard, della Bubble Tea, Bath and Body. Ecco qui, vediamo che cosa dice, se quali sono i profumi di questa. No, non ce lo dice. Pega with the scents of Tangier Hobart and Creamy Custard, indulge and relax with this sweet treat inspired by Freezer. Ah, quindi pure frizzantina, quindi non solo ti dà questi profumi nell'acqua del bagno mentre ti rilassi nella tua bella vasca da bagno. Gianni, con il riferimento a cose e persone è puramente casuale, ma hai pure tutta questa, mentre si scioglie, tutta questa frizzantiniria. Dai, la proverò, la proverò. Perfetto, ora andiamo avanti e ci rimane Avon.
cosa ci darà al numero 4? Sì, dobbiamo fare aprire, abbiamo aperto 1, 2, 3, il 4 di Avon. Perché ricordo, questo è un calendario da 12 giorni e quindi l'ho cominciato ad aprire in ritardo, così arriviamo al 24 ad aprire il 12. Allora, adesso dobbiamo aprire il 4, 4, eccolo qui. Il 4 è questo qui. Lo vedete? Questo qua. Mamma mia, quanto è duro sto qua. No, questo cartoncino è bello potente. Ce la posso fare o no? No, meglio che non mi rompa le unghie e prendo una cosa. Oh, ecco. Ecco qui. Ma me lo suonavo pure in faccia. Perfetto. Apriamo. Ci riserve per tirare fuori di nuovo. Ecco qua. Ah, c'è costo da aprire il calendario Avon. A ricordo, per chi fosse interessato ad acquistare i prodotti Avon, nel box informazioni lascio il link al negozio online dove potete acquistare quello che vi faccio vedere. Ah, se vi piace un singolo prodotto potete trovare un singolo prodotto oppure acquistare questo bellissimo calendario di 12 giorni a €17,99. Lo dico perché è realmente molto molto conveniente. Allora, qui abbiamo della Avon Planet Spa l'aromatherapy Beauty Sleep with French Lavender e camomilla e olio essenziale di camomilla. Quindi questa è una crema mani alla lavanda e alla camomilla. Vediamo, vediamo. Innanzitutto qual è la quantità? Forse c'è scritto sul tubetto. Un paio di 12 mesi e 30 ml di crema mani, quindi è un formato proprio standard. Allora, se è sigillata non vi dico niente perché non la apro. No, non è sigillata, allora la proviamo. Ha una consistenza molto thick, molto bella, molto bella, molto corposa. Vediamo come si stende. Però guardate, si scioglie proprio mentre andiamo a stendere. Anche se la crema è molto, con sostanza si scioglie e si assorbe subito. Molto molto gradevole, molto bella. Allora, il mix tra camomilla e lavanda si sentono entrambi, ma sono, come dire, blendizzati insieme i due odori perfettamente. Si sai che ci sono l'uno e l'altro, però l'aroma è comunque completo, bellissima. Bella, bellissima questa crema. Ok, quindi i pensierini di oggi che ho trovato nel mio calendario sono questo. Dov'è l'altro? La lima, il questo, è perché voi immaginate, no, voi non vedete il macello che c'è qui sopra? Oh, che cos'era l'altro? Ma perché la mia testa di provola? Allora, c'è Essence, cosa? Quale manca? Ah, eccolo! E con i pensierini di oggi vi saluto. Vi mando un bacio grande, vi auguro un buon fine 16 dicembre, di riposare tranquilli in questa notte beata e ci rivediamo domani per il 17. Vi mando un bacio grande e vi saluto a modo mio. Ciao a tutti! Ciao ciao ciao, buona serata! Buona serata, ciao! Ciao! Non funziona! Vabbè, allora devo spegnere qua. Ciao!